Buongiorno, benvenuti sul canale Pratiche Sartoriali alla Moda. Oggi vi voglio presentare il nostro nuovo corso Abito Tubino con manica dalla A alla Z. Tutti sappiamo che l'abito tubino è un capo fondamentale nel guardaroba moderno. Una donna moderna non può non avere in armadio un abito tubino. Si può avere almeno uno o addirittura due o tre. L'abito tubino è un capo che vi aiuterà in diverse situazioni della vostra vita. Ma oggi non sono qui a parlarvi solo di questa. Oggi vi voglio raccontare della tecnologia che diamo in questo corso. La tecnica che usiamo non è stata presa dai libri o da qualche altro insegnante, è quella tecnica che le nostre sarte ha studiato e ideato nel tempo. Tutte le modifiche e tutte le novità che noi abbiamo elaborato nel tempo vi vengono presentate in questo corso. Cioè, questo corso è molto basato sulla tecnologia del cucito. Imparerete come confezionare nel modo giusto l'abito tubino, come formare le scollature, come imparerete a lavorare con la fodera, come adattare in modo giusto e soprattutto come controllare la fodera con l'abito in sé. E imparerete a seguire le operazioni passo per passo in modo tale da non aver problemi nel processo di lavoro. Ora vi racconto un po' del modello di questo abito. Qui abbiamo manica con testina rialzata e un mezzo réglan piccolo. Da noi qui in Russia ad oggi questo tipo di manica la chiamano Dolce & Gabbana. Non so perché, ma la chiamano così. Nell'ultima collezione avevano tanti tipi di questa manica e noi l'abbiamo fatto. E guardate che bel taglio sotto il seno. È un taglio che non finisce nel fianco ma va a finire nel giro manica. Questo taglio dà una forma al seno molto bella. Guardate che taglio accurato. Tutti i nostri abiti sono confezionati che la fodera ripete in tutto per tutto l'abito. Non facciamo mai un abito con taglio sotto il seno e la fodera senza, oppure abito con fianchetti e la fodera senza. La nostra fodera assolutamente in tutti i modelli ripete in tutto per tutto la parte sopra. È un tema molto prezioso e quando imparerete a fare questo capirete la forza di questo metodo. Un capo foderato così è molto comodo e mai avrete la sensazione che la fodera tiri o dia fastidio. E nel nostro metodo una regola molto importante è che la fodera sull'orlo è aperta e non chiusa. Non dovete mai chiudere la fodera nel tubino. Toglie quella leggerezza e raffinatezza dell'abito. E voi sapete quanto noi amiamo le cose raffinate. Poi qui abbiamo due riprese sul seno. Non vuol dire che in tutti i modelli dovete fare uguale. Qui abbiamo deciso di fare così per fare la punta sul seno più morbida. Siccome è un seno abbastanza abbondante, fare solo una pen seno fa la punta troppo appuntita ed è difficile poi stirarla. Facendo invece due riprese così abbiamo risolto quel problema. Anche questo imparerete a fare nel nostro corso. Imparerete a cucire in modo corretto e competente la cerniera invisibile. Imparerete a fare questi angoletti ideali, perché è molto importante fare qui questi angoli non come capita, ma in modo corretto. Cioè, è molto importante, un tema prezioso. Come vedete qui la spalla dietro è stata spostata nel girocollo. Anche questo imparerete a fare, anche questo è un tema molto prezioso. E ora torno a parlare un po' degli abiti tubini in generale. Abito tubino di suo è un abito molto serio, ma siccome siamo stufi dei stessi modelli, ogni volta portiamo qualcosa di nuovo creando nuovi modelli. Può essere di diversi colori, più lungo o più corto in base alla vostra esigenza e di solito si fa aderenti. Chi ama un abito meno sfiancato ovviamente lo può fare, non è una regola che sia super aderente. Chi ha una vita molto sottile può fare delle pence ausiliare qui in più. Abbiamo già una serie di lezioni di modellistica sul tema delle pence, penso che sarete in grado di capire cosa volete per voi stessi. E ovviamente l'abito tubino può avere qualsiasi tipo di spalla o scollatura, anche una scollatura più chiusa, anzi quando la scollatura è più chiusa è facile abbinare l'abito a diversi accessori, collane, bigiutterie e cose varie. Il nostro abito è modellato dalla base corpino 10 misure. La costruzione della base corpino non rientra in questo corso. La costruzione base corpino 10 misure è un corso in vendita a parte. Voi potete costruire l'abito tubino dalla vostra base corpino con la quale siete abituati a lavorare. Ecco come si presenta dal dritto il nostro abito. Ecco il nostro taglio sotto il seno che va dritto sotto il seno e da qui inizia ad arrotondarsi la linea che poi finisce nel giro manica. Vedete, sì? È un taglio molto bello che raccomando a tutti di provare. La ripresa seno è stata divisa in due ed è venuta molto bella la punta. Come si fa questo lo abbiamo fatto vedere nel corso. Questo si fa per togliere un po' di ampiezza dalla pence principale e evitare punte troppo appuntite qui.
Manica foderata anche questa. Abbiamo fatto vedere nel corso passo per passo come si fa. Ora vi faccio vedere come si presenta l'abito dal rovescio. Fate caso come è stata insaccata la cerniera. Niente grumi sugli angoletti, niente spessore sulle cuciture. È stato confezionato tutto molto accuratamente. È stato insaccato tutto molto bene. Ora giro l'abito. Non amo quando nei abiti tubino la fodera viene chiusa sull'orlo. Mi piace quando rimane così aperta. Non dà fastidio addosso, è più comoda quando camminiamo, ci sentiamo più liberi e non dobbiamo preoccuparci che la fodera possa tirare. Per questo è meglio fare così aperta. Guardate come è stato foderato l'abito, tutto perfetto. Nel corso vi viene fatto vedere come cucire correttamente le paramonture con la fodera, che nel risultato sia uguale e identica all'abito sopra. La parte della fodera e paramontura è uguale e identica alla parte sopra dell'abito. Stessa cosa sul dietro. Tutto il nostro abito è stato interamente foderato. Vi abbiamo fatto vedere l'abito dal dritto, dal rovescio, spiegato tutte le operazioni. È molto importante. Voglio augurare a tutti successo in questo nostro lavoro. Fatevi questo regalo e acquistate il corso abito tubino con manica dalla A alla Z, perché io sono sicura che le nostre conoscenze vi aiuterà a creare da soli il modello dei vostri sogni.